Grazie e buonasera a tutti. Stasera vorrei occuparmi e analizzare assieme a voi un fenomeno molto attuale, soprattutto in Italia, in questo periodo. Vorrei farne una breve analisi, ma che non si concluderà in questa pillola informativa, ma continuerà nelle prossime puntate, appunto perché vorrei renderla il più possibile esaustiva. Mi aiuterò, come al solito, con alcune slide. E questo è il fenomeno, i soldi in Svizzera. Analisi di un fenomeno attuale, scrivo nel sottotitolo, perché in questo periodo gli italiani, come vedremo, preferiscono portare i soldi all'estero e segnatamente in Svizzera. Ci chiediamo se conviene, ma analizziamo, quali sono i presupposti e il contesto economico attuale che porta appunto i nostri concittadini a scegliere questo comportamento. Ovviamente non possiamo che partire dalla crisi sanitaria dovuta al Covid ed economica, per cui molti italiani appunto si stanno rivolgendo a istituti legali e finanziari svizzeri per depositare appunto i loro risparmi nel paese elvetico. È un fenomeno che viene considerato sorprendente, guardate un po', persino dagli addetti ai lavori. Perché chi porta all'estero il proprio denaro non è il ricco, il super ricco, ma sono gli appartenenti in gran parte al ceto medio. C'è chi vuole depositare 50.000 euro, chi 80.000 euro, 100.000 euro, nella speranza, perché credono appunto, di mettere al sicuro il proprio denaro. Pensate che vengono addirittura rifiutati a volte questi depositi, questi risparmi, perché lo studio legale o l'istituto finanziario, la banca o altro istituto finanziario che vuole prendere in gestione in qualche modo questi soldi, dice: ma guardate che con queste cifre io non posso fare il tuo interesse perché non ho i soldi sufficienti per attuare una adeguata diversificazione. Questo per dire come per molti italiani 50, 80, 100 mila euro sono il risparmio di una vita e quindi il frutto di tanto lavoro, di tanti sacrifici, ma non sono sufficienti se si portano o si vuole portarli in Svizzera per attuare un investimento che sia degno di questo nome e che abbia un rendimento. Ma qual è alla base di questo fenomeno l'esigenza appunto di queste persone, di questi nostri concittadini, di questi risparmiatori? Ovviamente si dice la preoccupazione è una sola, quella dell'imposta patrimoniale, dovuta appunto alla crisi economica pesante in cui ci troviamo, in cui versiamo. E badate che, anche se poi alla fine non si sa bene quale sia l'imposta patrimoniale e come venga implementata, possa essere implementata in Italia un'imposta patrimoniale, ma ce ne occuperemo anche in seguito e approfondiremo anche questo aspetto. Innanzitutto i risparmiatori non vogliono investire il loro denaro, questo vedremo anche costituisce un ulteriore ostacolo al deposito in Svizzera dei soldi, dei risparmi, ma vogliono lasciarli soltanto al sicuro depositati in una banca. E il fenomeno, abbiamo già accennato a questo in precedenti pillole informative, si inserisce in una più generale propensione degli italiani a depositare la liquidità e a rifugiarsi nei titoli di Stato. Pensate che solo appena un anno fa, rispetto ad oggi, c'era il 254% in meno di liquidità depositata nelle banche. Quindi, per dirvi quanto è aumentata la preoccupazione dei risparmiatori italiani. Una cosa è certa allora, c'è un flusso di denaro abbastanza cospicuo che abbandona il nostro paese e transita verso l'estero. La Svizzera, ma non è soltanto la Svizzera, c'è il Lussemburgo, ma ci sono le Bahamas, c'è il Principato di Monaco, San Marino, perché si crede appunto in questo modo di mettere al riparo i soldi, ma è un fenomeno ovviamente che da un certo punto di vista desta anche delle preoccupazioni, perché può nascondere anche disegni di tipo evasivo, criminale, riciclaggio, appunto evasione fiscale e così via. Non aiutano certo però a frenare il fenomeno le parole di alcuni politici che da un lato smentiscono che vi sarà una patrimoniale,
Dall'altra però, guardate un po', suggeriscono che possa essere opportuno ed efficace un prelievo di solidarietà sui redditi più alti. E questo getta benzina sul fuoco perché i risparmiatori si domandano, ma quali sono i redditi più alti? I miei 50.000, 100.000 euro sono redditi alti che chiaramente che possono essere oggetto appunto di un'imposta patrimoniale, di un prelievo forzoso. Dall'altra però ci sono anche i banchieri che non incoraggiano, perché dicono guardate, c'è all'estero una grande liquidità appartenente agli italiani, si parla di 100-200 miliardi di euro, ma ci sono anche cifre più alte che vengono snocciolate e quindi bisogna farla rientrare questa liquidità. Ed è proprio la preoccupazione degli italiani, i quali appunto se volessero depositare in Italia non andrebbero in Svizzera. E poi c'è un'ulteriore domanda. In quali strumenti finanziari, magari forzosamente, questa liquidità può essere investita? Quindi la situazione non è certamente semplice. Ma ci dobbiamo chiedere. Vero è che nessuno sa quanti soldi, quanta ricchezza giace all'estero, nelle cassette di sicurezza o nei luoghi più disparati. Dalle cronache recenti si traggono anche degli aneddoti molto divertenti, per cui questi soldi o anche oro fisico, come appena vedremo, viene lasciato appunto in sacchetti della spazzatura. Sono episodi proprio tratti dalle cronache. Ma dobbiamo domandarci, vi dicevo, ma conviene davvero fare questo comportamento, mettere in atto questo comportamento, portare i soldi all'estero, in Svizzera, ecco segnatamente, anche se legalmente, ben inteso. E allora, quali sono i problemi, ecco, che si pongono? È qui che vorrei destare la vostra attenzione, perché ci sono, come vedremo, aspetti molto negativi come collaterale, diciamo, di questi comportamenti economico-finanziari. E il primo problema è il rischio truffe. Ha notato, leggevo poco tempo fa, pochi giorni fa, in un giornale economico, ha notato uno studio legale svizzero la propensione di molte persone ad acquistare oro fisico da conservare al di fuori del sistema bancario svizzero, appunto in cassette di sicurezza. Ed è questo lo schema. Si apre un conto in franchi svizzeri, appunto nel quale vengono depositati i soldi, quindi si porta il proprio denaro, i propri euro in Svizzera, li si trasforma appunto in franchi e si lasciano lì i soldi per qualche tempo. Dopodiché si prelevano i contanti, perché pare che in Svizzera ci sia poco o niente restrizioni al riguardo. E con questi contanti si comprano lingotti che vengono depositati in cassette di sicurezza, che non sono controllate dalle banche perché sono al di fuori del sistema bancario, né sono soggette più ad autorità, alla vigilanza dell'autorità appunto di vigilanza svizzera. In questo modo questi lingotti, quest'oro fisico, si ammanta ovviamente di anonimato e quindi il risparmiatore pensa di essere al sicuro. Ma che cosa succede, che cosa è successo tantissime volte? Quando vai ad aprire la cassetta di sicurezza, la trovi vuota. Ecco perché investire, o meglio, depositare la liquidità in Svizzera, perché questo non è propriamente un investimento, ovviamente comporta alcuni aspetti negativi di cui bisogna essere al corrente, di cui bisogna tener conto. Questi risparmiatori non avevano l'ABC del risparmio sicuro, dell'investimento sicuro. E la prima regola, come abbiamo sempre detto, è avere sempre i nostri soldi sotto controllo. Ma ovviamente gli aspetti di questo fenomeno che vorrei mettere in evidenza non si esauriscono con il rischio di truffe, ci sono tanti altri aspetti che vorrei considerare con voi, lo faremo però nelle prossime pillole informative. Per il momento io vi ringrazio e vi auguro una buona serata e restituisco la linea alla regia.
We'll be right back.